Ciao a tutti, sono Federica e bentornati su The Evil Within. Allora, mi sono dovuta rifare tutto il pezzo con l'infermiera perché avendo stoppato qua non mi ha salvato, diciamo. Non ha fatto nessun checkpoint, nessun salvataggio, quindi mi sono dovuta rifare quel pezzo e già che c'ero mi sono anche potenziata, visto che non ho potuto farlo nel video precedente. Quindi allora, proseguiamo. Proiettili, quelle posso spaccarle, ecco. Ah, sì, contengono anche roba. Bene. Questa era vuota, mi sa. Andiamo a vedere che cosa c'era in quella scatola. Ah, proiettili, ma siamo pieni. Non è che sono della doppietta, magari. Vediamo. Eh sì, già. Ah, e abbiamo anche una siringa allora. Non era vuota quella scatola, bene. Statuine, no. Che cacchio succede? Statuine, non mi pare di vederle. Quindi andiamo avanti. Proseguiamo la nostra avventura. Altre scatole, quindi prendiamo ancora a pistola. Quel tizio qua. Non mi fido molto. Ma prendo questa e me ne vado. Non ti disturbo. Ok, non mi sembra di vedere altro. Mi guardo sempre intorno, mi guardo intorno. Sono un tonno. Sono Sebastian il tonno. Aiuto, chi era? Amico o nemico? Spero un amico perché non voglio farmi ancora da qui in poi da solo. È Joseph! Oh sì, è vivo, meno male. Ho un ronzio in testa, come se stesse per aprirsi in due. No, no, tranquillo, stai benissimo. Ma ora inizio ad abituarmici. Hai visto Kidman? No. Mi sono ritrovato qui, forse. Sono svenuto. Oppure mi sono trasformato. Ok, ragazzi, ma notate come loro continuano a cadere nella merda più assoluta e sono Vieni, entriamo. splendenti come il sole. Chi è? Sì, certo, sono anche le Molotov questi. No, ancora questa porta. Un'altra. No. Ma porca di quella. Apri quella porta. Ci sto provando. Mi serve un po' di tempo. Non ne abbiamo un po' di tempo. Aia, mi ha anche fatto male. Tranquillizzatevi tutti e due. Ok. Prendi qua che c'è tanta roba. Vieni. Dammi questo. Non posso trattenerli a lungo. Solo un attimo, continuo a coprirmi. Ma porca di quella. Ma va, andate a fare in.
Allora, signora. Va secco. Porca di quella. Ci siamo! Forza! Sì, aspetta perché c'è del gel qua che non volevo perdermi. Aiuto! No, 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 no! Porca! Vai, 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 vai! Aiuto! Porca miseria, ma pensate che mi ha preso... Mi ha preso sta schifezza e non mi ha preso il gel. Ma porca. Aspettate, io qua sono rimasta senza proiettili, quindi uso questa adesso. Ok, è già carica. Questa è carica. Che dardo è questo? È il dardo accecamento. Perché avevo sto dardo? No, metti questo. Scusa, dov'è? No, questo. Ok. Mettiti una siringa perché stai per crepare. Voilà. Ah, altra siringa, bene. Congelamento. Perché ce l'ha dato quello congelamento? C'è un motivo particolare? Vabbè, nel caso lo utilizziamo. Che succede, oh? Merda, è ancora viva. Tienili lontani, io penso alla trappola. Sì, ce ne ma... sono almeno il doppio. Hai tempo di lamentarti? No, no. Ma porca di quella miseria. Cioè, fatemi uscire da qua. Mica esploso. E ho visto gel. Vaffanculo però. Ne ho fatti fuori. Inizio a essere un po' in difficoltà adesso, Ma vaffanculo. No, inizio ad essere un po' incasinata adesso, amico. Da quando è aperto la porta? Dai! Porca di... Sebastian, vieni. Forse siamo fuori. Meno male, perché... cioè, a pelo proprio. Non sono messa benissimo. Riposiamo un attimo. Non possiamo continuare così. Guarda, anche 10 minuti. Dico che dobbiamo uscire di qui il prima possibile. No, no, io mi riposo. Che ne dici della torre? Possiamo farci un'idea del posto? Qualsiasi posto sarà meglio di questo. A parte che... sento un punto di salvataggio e lo utilizzo subito perché non so per fare una bella fine. Per quanto ancora mi terranno qui. Ma chi? Non lo so. A parte che non capisco perché ogni volta mi devi far uscire in un posto diverso. Altro io sto anche per morire. Allora, chiavi non ne abbiamo, però ci sono dei proiettili qua che possiamo
prendere, grazie. Questa volta non c'è nulla a toccare qua. No, ok, perfetto. Quindi andiamo. Vedere se possiamo potenziarci in qualcosa. Mi avete anche detto di guardare dietro la colonna della sedia, che dovrebbe esserci del gel, se non ho capito male. Ma non ne vedo qua. O l'ho già preso e non mi ricordo, o non c'è. Allora, cosa possiamo potenziarci? Di questo nulla, bene. Volevo potenziare qualcosa della balestra. No, non posso fare una mazza. Riserva. Le bombe a mano posso aumentare. E basta. Per i dardi, assolutamente nulla. Più una bomba. Altrimenti, cadenza di tiro, tempo di ricarica. Aspetta, degli altri. Niente, le abilità. Nulla. Ciao, aumentami. Bula. Riduce l'intervallo fra i colpi per aumentare la cadenza di tiro. Riduce il tempo di ricarica. Vabbè, riduci il tempo di ricarica. Facciamo questo, dai. Ok. Va bene, va bene, va bene. Perfetto. Roba da prendere qua non c'è. Gente scomparsa o giornali? No, non abbiamo. Facciamo sto salvataggio. Ok. E usciamo da qui. Sto per morire. Tu sei un'infermiera, non potresti curarmi magari? Ok, qui cosa abbiamo? Un altro fucile. Questo è un solito fucile a otturatore girevole con mirino, è vecchio ma ben tenuto. Vediamo, possiamo equipaggiarlo. Ah no, è qua. Fucile di precisione. No, scusate, voglio vederlo. Wow. Bello. Bello, ma se ci attaccano da vicino è un po' un problema. Quindi tengo ancora questo. Una siringa, sì, ti prego, perché sto per morire. E voilà. Ok, sicuro. Da che parte dobbiamo andare? Perché non capisco. È un po' enorme sto posto. Andiamo di qua. Stiamo attenti, potrebbero essercene molti. Non mi ha visto, vero? Cosa sta succedendo? Che cazzo? Vabbè. No, non mi ha visto, però... Spegni sta torcia. Però, porca miseria. Se viene qua è un po' un problema. È problematico se viene qua. Dov'è? Sta tornando indietro. Eh sì, quanti sono? Vabbè. Mi vede se sto qua? Vediamo se riesco a ucciderlo silenziosamente. Ok. Vai, piano. E voilà. Ok.
non so se bruciarlo, perché magari lo brucio e mi sente questo che c'è qua sotto. Dov'è? Non lo vedo. Vabbè, lasciamolo qua per il momento. Apri qua. Sì, ok, ciao. Sicuramente vengo lì. Ma sbaglio, il cadavere è scomparso. Dov'è? Ah, quello sotto è là. Quanti cacchio sono? Occa paletta. Joseph, siamo nella merda. No, sì, certo. Si rialza, vero? Eccolo lì. Gli altri mi hanno sentito? Dov'è andato? Ci ha ripensato. Ha detto, ma no, in realtà sono caduto da solo. Non mi è successo niente. Vediamo di qua se è uguale la situazione. Sì, ce ne sono altri. Bene. Allora. Porca miseria. Stiamo attenti. Potrebbero essercene molti. Sì, lo so. Allora, vediamo se riesco a prendere quell'altro. Via. Seguimi, Joseph. No, merda, c'è un altro sopra. Ma quanti cazzarola sono? Cazzarola. Aspetta, ho tirato anche quello di sopra. Porca miseria. Allora. No, direi che siamo nella... Nella merda, Joseph. Porca miseria. Allora. Dai, che è già tempo di stoppare il video. Allora, questo lo prendo, affanculo. Tanto non mi vede. Ok. Ok, qualcun altro mi ha visto però, visto che mi lanciano le robe. No? Non mi ha visto? Sì? Joseph, ci pensi tu? Grazie. Lo puoi uccidere del tutto? Grazie, Joseph. Non mi ha visto quell'altro, vero? Shh, silenzio, Joseph. Silenzio. Ops, no, non mi hai visto. No, è stato un incidente. Ok. Joseph? Ho bisogno dei tuoi servizi. Ok. Ah, proiettili, grazie. Mi sono tanto utili. Ok, qui c'è altra gente. Sento dei rumori strani. Allora, andiamo a vedere cosa c'è qua. Niente, ok. Io ho fatto casino per il niente. Ora, proviamo ad andare su. Lo so, ragazzi, che è un po' lento sto episodio, però... Cioè, siete stati voi a dirmi di risparmiare munizioni e tutto. Quindi sto cercando di... Sì, certo. Olè! Ops, è volato giù. E due... Risalgono anche così di spatascio. Comunque, proseguiamo. Lì vedo un arpione, un qualcosa. Qua.
Ok, un dardo con l'elettricità. E ci sono altri due tizi. Però sono in due e porca di quella paletta. Quelli che sono caduti sono morti? Mi hanno lasciato delle robe, aspettate. Meglio prenderle. Ok. Qui ci sono delle leve, posso attivarle? No, ok. Qua c'è un'altra scatola. Op! No, te ti lascio lì, guarda. Prendi qua. Va bene. Proviamo ad andare sopra. Ah, è dov'ero prima. Oh, porca di una miseria. No, aspetta, aspetta, aspetta. Mi vedono, scendi. Oh, cacchio. Aspetta, un boccione. Cavoli, questo è tutto mio. Facciamo così? Magari è più... beccarlo l'ho beccato. L'altro non se n'è neanche accorto. Emozionante la cosa. Allora, facciamo sta prova. Beccalo, beccalo, sì. C'aveva anche la Molotov, sto tizio. No. Ok, c'è una bomba. Qua sotto ci sarà sicuramente qualcun altro. Che li sento, che ce ne sono altri. Stai al riparo, sparano dall'alto. Oh, porca. Allora, dobbiamo eliminarle tutte se vogliamo entrare. Quindi mi serve il fucile di precisione. Ok, perfetto. Però ragazzi, siamo già a 22 minuti, quindi stoppo qui e ci vediamo nella prossima parte. Bye!